Allora Matteo, iniziamo a trasformare questo tuo volante e vediamo di farlo diventare bello. Vediamo cosa troviamo sotto. Vediamo la vecchia cucitura. Ok, faccio un po' d'attenzione per non rovinare il supporto sotto, che è pieno di colla. Però lo nominiamo. Prima fase. Smontaggio del vecchio impianto e pulizia del supporto del volante, in modo tale che non abbiamo sorprese dopo, gli spessori, i bozzetti e cose varie. E questo lo usiamo per modello. Tutta la parte della pulizia. Sì, bisogna togliere tutto, deve essere liscio. Eventuali fili, segni di colla, pezzetti di pelle che restano, difetto della gomma del volante, lo correggiamo subito. Dato che è una macchina molto sportiva la tua, io mi sbizzarrirei un pochino sui materiali, materiali che danno molto grip, quindi un punzonato per le parti laterali dove tu impugni con la mano, un inserto in nabuc giusto per arricchirlo un pochino, e la parte superiore e inferiore con la pelle normale, ovviamente sempre pelli specifiche per volanti, perché Perché mi dici così? Sono che qual è la differenza? la finitura superficiale è diversa, molto più resistente all'acido delle mani. Pelle punzonata, nabuc e pelle standard. L'unica cosa che cambierei dal modello originale è fare gli inserti in nabuc con un pezzo unico, senza cucitura, in modo che dove tu vai a mettere il pollice non trovi nessun attrito, se non che l'attrito del nabuc. Ovviamente sagomato dentro lo scasso del volante. Cominciamo a segnare i pezzi, li portiamo sopra, con un peso ce lo teniamo fermo e andiamo a rifare esattamente la sagoma precedente, facendo molta attenzione sulle parti dove ci sono le cuciture, perché quelle sono fisse. Ci diamo un pochino di margine, così abbiamo più tolleranza nel momento del montaggio. Questo è importantissimo, che se la sagoma non corrisponde si butta tutto il lavoro. Come le facciamo queste cuciture, Matteo? Non nere, No, e no. Sai come mi piacerebbe? Un po' in stile BMW M, però cambiando un po' i colori, tipo un blu, un rosso e un titanio. ottimo, mi piace. Evidenziamo le zone dove va fatta la cucitura. Le tracciamo, così abbiamo l'esatto punto dove andremo a cucire. Ok, e questo è il primo pezzo. Ora lo tagliamo, così facciamo subito una prova dei fili e vediamo se ci piacciono. Ha un bello spessore sta pelle. Ti piace? Sì. Pure a me. La senti bella corposa sotto la lama. Quindi lo fai ruotare su se stesso. Sì, mi aiuto un po' con la Certo. sinistra. Allora, Matteo, io ti consiglio, su quei colori che mi hai chiesto, di fare le due cuciture parallele, una rossa e una blu elettrica, così riprendiamo col colore della macchina. Bene. E quella di unione la facciamo grigio titanio, Ok. così i colori predominanti saranno il rosso e il blu. Ecco i tre colori. Non so se sì, uno è un po' più scuro. Troppo scuro? No, dopo sembra nero. Questo sembra nero, dici? No, no, questo va bene, ce n'ho anche di più scuri, ma poi andiamo sul nero. Vedi com'è la Sì, macchina? quello più scuro, Matteo, se arriviamo con quello. Gli hai messo i fusina dentro? Che gli ho messo? Sembrano i sedili fusina. Sparco. Beh, devo dire che sono molto contenitivi. Vabbè, certo, Ah, un bel sedile mi però, facevi dei sedili che erano un'altra cosa, eh. Vabbè, ci però. fa sempre in Sì, tempo. sì, sì, sì. Quello più scuro, te riprende con questo, dai. Ok.
quindi il prossimo step è andare in cucitura? Sì, mancava una linea. Abbiamo cucito. Adesso le fermiamo, così il filo non ci si sfila dopo. Che vuol dire fermare le cuciture? Vanno legate, che adesso queste sono libere. Quando andresti a fare la cucitura si allenta troppo. Un doppio nodo è più che sufficiente. Allora, fermiamole sempre con un po' di ciano acrilato, basta proprio pochissimo. Un puntino proprio. Sì, bevi. Non dobbiamo rischiare che si scioglie il nodo in lavorazione. Okay. Facciamo un minutino che asciuga. E togliamo tutto quello in eccesso. Schiacciamo le cuciture. Togliamo un po' di segni così si comincia a vedere un pochino. Eccolo qua. Passiamo al montaggio. Colla a contatto. Sì, questo non è fastidiosissimo. All'inizio, poi. Dopo un po' sì, è vero, dopo un po' ti uccide, però all'inizio. Lasciamo riposare. Quanto deve riposare più o meno? Il tempo può dare di qua, pronto. 2-3 minuti sono sufficienti quando fa caldo. Facciamo una sezione per volta, così ce lo sistemiamo proprio come ci piace. È pronto per essere posizionato. Qui ci vuole tanta, tanta attenzione, le tolleranze. Già si comincia a prendere forma, è un supportino per lavorare un pochino più comodi. Thank you.
pochino che è troppo. Allora, una volta preparata la prima sezione, incastrata bene bene nelle guide, possiamo procedere con la seconda e tutte le altre in sequenza. Abbiamo sostituito tutte quante le parti, ormai è completato e manca solo la cucitura finale della parte superiore della corona. Ora la cuciamo e le facciamo diventare come queste altre. Ok, ci siamo, non usura la pelle, non consuma, pulisce, toglie tutti i segni della penna e dà una bella finitura alla pelle, bello sportivo. Bello, dopo il fantastico, magnifico lavoro di Flavio di Leather Car, di cui lascio tutto in descrizione, numero di telefono del magazzino, contatto WhatsApp, sito internet, mi raccomando, per qualunque tipo di lavoro chiamate Leather Car, che sta qui a Roma, fa il cielo, fa le tappezzerie, i sedili, i volanti, il crusco, fa tutto, sono fortissimi. Ecco, dopo questo lavoro cosa ho montato sul volante? Ho montato uno sgancio rapido di Simoni Racing, che rispetto a quello che ho sulla Subaru che devi pigiare e poi sfilare, quindi risulta un po' più scomodo, questo invece secondo me è l'ideale perché tiri e sfili, è fantastico. Poi ho messo anche il clacson qui, che mi piace tanto. Bello, eh? Comodissimo. Parte la musica. Vedi com'è? Il volante lo puoi acquistare su www.simoniracing.com. Qui sotto in descrizione ti lascio il link. Utilizza il mio codice sconto Officina del Pilota, come al solito. Bene ragazzi, il video termina qui, vi lascio qualche immagine con la Mini e noi ci vediamo al prossimo episodio. Iscriviti al canale, metti like al video, attiva la campanella così ogni volta che caricherò un nuovo video sarai notificato. Ciao, alla prossima. Frenata, punta d'attacco, vengo su, un filo di gas, apro in uscita, frenatina, stessa marcia, qui chiude molto, apro. La faccio anche sgommare un po', guarda come viene su, frenatina.
Mamma mia, che spettacolo! Qui provo anche a mettere dentro la prima. Vediamo come reagisce, se apro forte qui. È cattiva!